Bentornati a un nuovo aggiornamento dell'informazione di TV6. In apertura il bollettino Covid. È di solo un caso il numero dei nuovi positivi al Covid-19 registrato oggi in Abruzzo su 1.065 tamponi eseguiti, con il tasso di positività che si attesta allo 0,9%. Il totale dei positivi dall'inizio dell'emergenza è dunque di 74.762 casi. Il nuovo caso positivo fa riferimento alla provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nessun nuovo caso e resta fermo a 2.512. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 71.257 dimessi guariti, più 37 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 993, non erano così pochi dal mese di ottobre scorso. Per quanto riguarda i ricoveri in ospedale, 26 pazienti, invariato rispetto a ieri, si trovano in area medica. Uno, invariato rispetto a ieri, con nessun nuovo ingresso in terapia intensiva. Mentre gli altri 966, meno 36 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. A comunicarlo, come sempre, l'assessorato regionale alla sanità. E noi restiamo in qualche modo in argomento. C'è preoccupazione a Teramo per un trend al ribasso nelle prenotazioni al vaccino anti-Covid e per le nuove varianti del virus. La ASL lancia l'appello a completare l'iter vaccinale il prima possibile, mentre si registrano nuovi contagi tra i giovanissimi. Tra le possibili cause, il mancato rispetto delle regole di sicurezza durante le feste tra amici e negli chalet estivi. Vediamo. Scendono le prenotazioni per vaccinarsi in provincia di Teramo. Elemento che preoccupa l'ASL teramana è che si appella alla popolazione perché non rimandi la seconda dose del vaccino a dopo l'estate. Il numero dei positivi al Covid si è attenuato, ma continua ad esserci. Solo nella giornata di ieri sono stati 20 i casi, con due ricoverati. Entrambi avevano già ricevuto la prima dose del vaccino. Ad ammalarsi sono adesso soprattutto i giovani, dai 15 ai 25 anni, che sembrano non rispettare le regole di sicurezza. Feste tra amici o negli chalet estivi sono tra le cause principali di contagio. E poi ci sono le varianti Delta, che preoccupano un bel po'. Da qui il consiglio dei medici a completare l'iter vaccinale il prima possibile. Noi a Teramo siamo arrivati quasi al 62%, quindi diciamo che resta un po' lo zoccolo duro, però notiamo anche che c'è, come dire, un po' di calo di attenzione, definiamola così, sulla vaccinazione. Noi ci stiamo mettendo in campo tutta una serie di nuove iniziative che vanno dall'organizzare degli slot serali e la mattina presto, tornare in qualche comune anche oltre i 2.000 abitanti a fare la vaccinazione, coinvolgendo il sindaco, che è sempre un elemento, come dire, di grande coinvolgimento. Faremo anche delle attività lungo la costa, perché in questo momento, diciamo, il teramano si sposta sulla costa. Siete preoccupati però per la variante? A maggior ragione bisogna vaccinarsi, perché ci sono stati nei giorni passati due ricoveri di persone cinquantenni che avevano fatto una prima dose di vaccino e che però poi hanno incontrato il virus e che si sono ammalati, si sono ricoverati con alcuni, seppur leggeri, disturbi respiratori. Non c'è solo il Covid, il trend al ribasso dei vaccini a preoccupare l'ASL di Teramo. La pandemia, con l'isolamento ambientale e la ridotta mobilità, ha causato maggiore fragilità nella popolazione, soprattutto quella che risiede nelle zone montane. Per questo l'ASL è corsa ai ripari, istituendo un ulteriore centro unico di prenotazione a Tossicia. Con questa pandemia ci si è un po' trascurati, no? Per quanto riguarda le altre malattie, in particolare nella zona montana. Quindi voi correte ai ripari e che cosa fate? Nella pandemia è successo anche che tutte quelle cose che erano state sospese alla fine della pandemia sono riprecipitate. Pensate che abbiamo sospeso durante il periodo del lockdown qualcosa come 80.000 prestazioni. Quindi 80.000 prestazioni che abbiamo dovuto recuperare. Oltre a questo recupero abbiamo questo nuovo impatto di nuova richiesta, quindi il dopo lockdown è una fase critica e diciamo che intanto cerchiamo di gestirla al meglio dal punto di vista della fase prenotativa e speriamo di poter dare una risposta anche in termini di prestazioni a tutti i cittadini che ne hanno bisogno. Voltiamo pagina. Alcune associazioni ambientaliste hanno presentato ricorso al TAR contro l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata dal Ministero per la centrale SNAM di Sulmona. Paolo Renzetti.
Il 7 giugno scorso le associazioni ambientaliste hanno depositato un ricorso al TAR per quanto riguarda la centrale turbogas Snam di Sulmona. De Santis, quali sono le ragioni che vi hanno spinto a questo gesto forte? Perché l'INGV, non proprio un passante, cioè il maggiore ente esperto di terremoti in Italia, ha fatto una relazione, ha depositato una relazione in cui si dice che il rischio sismico dell'area dove vorrebbero costruire la centrale è doppio rispetto a quello calcolato da Snam, un documento che emerge solo grazie al nostro accesso agli atti e che doveva essere reso noto ovviamente prima al pubblico, ma invece è stato tenuto fra le carte. Si è detto che Snam si deve adeguare, però questo studio smentisce tutti i documenti alla base di questo percorso amministrativo, in particolare la valutazione di impatto ambientale del 2011, che era quella che ha fatto scegliere quel posto in base a dati sul rischio sismico completamente sballati. L'INGV dice che il rischio sismico è doppio rispetto a quello calcolato da Snam, peraltro anche solo recentemente. Incredibile che i tecnici del Ministero della Transizione Ecologica abbiano preso per buoni i documenti di Snam. Lo studio dell'INGV viene dopo 15 giorni l'ok dato dai tecnici del Ministero della Transizione Ecologica. Questo fa capire anche il livello di superficialità con cui vengono diciamo valutati questi documenti. Noi diciamo che queste opere fossili devono essere abbandonate. I cambiamenti climatici sono ormai in una fase già drammatica, non noi ma l'Agenzia Internazionale dell'Energia dice che nuove opere sul metano non devono essere più fatte, peraltro le nostre infrastrutture sul metano sono anche sovradimensionate rispetto alle necessità che abbiamo. Dobbiamo abbandonare sempre più il metano. È follia realizzare oggi opere facendole pagare sulle bollette degli italiani e facendo fare profitto a Snam, è folle farle oggi per farle durare decenni, quando appunto noi già sappiamo che quelle fonti fossili devono essere abbandonate praticamente oggi. Cambiamo argomento, ma restiamo in qualche modo a parlare del capoluogo Peligno. Ancora sangue e violenza nel carcere di Sulmona. Due detenuti nella giornata di ieri hanno aggredito alle spalle un sovrintendente di polizia penitenziaria con una sgabellata, procurandogli una lezione ad uno zigomo e una sospetta frattura al polso. Poi hanno colpito prima con un pugno un assistente capo, sospetta lesione di un timpano, e infine colpito anche l'ispettore di sorveglianza con un pugno alla bocca. Il tutto ha scatenato le proteste dei sindacati di polizia penitenziaria. Ormai un bollettino di guerra, dice Donato Capece, segretario generale del sindacato autonomo Polizia Penitenziaria Sappe. Occorrono interventi immediati e strutturali che restituiscano la giusta legalità al circuito penitenziario, intervenendo in primis sul regime custodiale aperto. Ogni giorno nelle carceri italiane succede qualcosa ed è quasi diventato ordinario denunciare quel che accade tra le sbarre. Continuiamo a chiedere ormai da tempo al governo di individuare una pena adeguata per chi aggredisce un operatore di polizia. Le parole di Sabino Petrongolo, segretario regionale dell'Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria, mentre continuiamo a denunciare la carenza organica che attanaglia la regione Abruzzo. Cambiamo decisamente argomento, secondo la classifica del Sole 24 Ore riguardo la qualità della vita per fasce d'età, la provincia di Pescara è tra le peggiori in Italia, dove i più giovani possono abitare. Buone le prestazioni della provincia aquilana, che si conferma la migliore in Abruzzo, in base a diversi parametri. Giuseppe Dintino. Pescara non è un paese per giovani. La provincia di Pescara è la peggiore in Abruzzo dove vivere per gli under 35, tra le peggiori in Italia per i bambini. È quanto emerso da un'indagine del Sole 24 Ore che nella consueta classifica annuale riguardo la qualità della vita ha introdotto l'indice per fasce d'età. La provincia di Pescara è terz'ultima in Italia per qualità della vita dei bambini da 0 a 10 anni, peggio del capoluogo adriatico solo Cosenza e Foggia. Tra gli indicatori il tasso di fecondità, il numero di pediatri, le condizioni di scuole, asili nido, il verde pubblico e lo sport per i più piccoli. A determinare la pessima posizione in classifica di Pescara però è il numero di delitti denunciati a carico di minori, rapportato al numero di quanti sono in questa fascia d'età. E la provincia pescarese in questo è il terribile primato e la peggiore in Italia per quanto concerne la violenza sui minori. Nella classifica generale che riguarda i bambini, Teramo è al 73° posto, L'Aquila al 54° e Chieti al 41°.
A Pescara non se la passerebbero bene, secondo il giornale di Confindustria, nemmeno i giovani tra i 18 e i 35 anni. Quella del capoluogo adriatico è la peggiore provincia in Abruzzo, all'87 posto, seguita però a breve distanza da quella di Teramo, che è all'82. Meglio Chieti, 72, ma la migliore è l'Aquila, al 41 posto. Tra gli indicatori per questa fascia d'età vi sono i titoli di studio, il tasso di disoccupazione giovanile, i canoni di locazione, la percentuale di coloro che migrano altrove e i numeri dell'imprenditoria giovanile, ma anche i dati su concerti, bar, discoteche, aree sportive, nonché l'età media al parto. Da segnalare il pessimo risultato di Chieti per gli affitti, è 103esima su 107 province riguardo i canoni di locazione ed è 104esima riguardo il gap dei costi d'affitto tra centro e periferia. La provincia dell'Aquila è la migliore in Abruzzo anche per gli over 65 e 40esima nella classifica generale che riguarda la vita degli anziani. Seguono Chieti e Pescara, rispettivamente al 42esimo e al 56esimo posto. Ultima in Abruzzo, Teramo, all'86esimo posto. Tra gli indicatori la speranza di vita, il numero di infermieri e geriatri, l'assistenza a disabili e anziani, i dati su pensioni, consumo di farmaci e patologie quali la demenza, nonché i numeri riguardo biblioteche, orti urbani e inquinamento acustico. Pochissimi, rapportati alla popolazione, sarebbero i geriatri in provincia di Teramo. In questa particolare classifica il teramano è al penultimo posto, davanti alla sola Pordenone. L'Aquila invece è 104esima per la spesa per il trasporto di disabili e anziani. Si chiama Remo Gaspari e il suo Abruzzo, per conoscere, per capire, per non dimenticare. L'evento organizzato dall'Istituto Spataro per ricordare l'illustre politico abruzzese a 10 anni dalla sua scomparsa e a 100 anni dalla nascita. Vediamo. Convegni, testimonianze, una mostra itinerante ed anche un annullo filatelico sono solo alcune delle iniziative organizzate dall'Istituto di Cultura Politica Giuseppe Spataro per ricordare Remo Gaspari ad un secolo esatto dalla nascita e a 10 anni dalla sua scomparsa. Questa mattina presso il Circolo Ternino di Pescara sono stati Licio Di Biase, presidente dell'Istituto Spataro, e Renzo Gallerati, ex sindaco di Montesilvano, ad illustrare le varie iniziative che si terranno dal 1 al 19 luglio e che vedranno la presenza in Abruzzo di numerosi personaggi politici di primo piano del panorama nazionale. E Remo Gaspari fu protagonista in questo sviluppo attraverso un'attenta politica di infrastrutture, pensiamo all'autostrada Pescara-Roma, pensiamo all'aeroporto, al porto di Ortona, pensiamo a tantissime infrastrutture e poi ai bacini industriali. Senza quei bacini l'Abruzzo sarebbe rimasta una regione del profondo sud. Invece, quando è finita la Prima Repubblica, lo diceva sempre Remo Gaspari, l'Abruzzo era in competizione col PIL con le regioni del nord, quindi vuol dire che è stata una regione che ha avuto un grandissimo sviluppo, una regione che ha avuto la sua ricchezza. Noi guardiamo dietro per andare avanti, non è un'operazione di nostalgia, non è neanche un'operazione di archeologia politica, capire perché c'è stato uno sviluppo, capire perché la democrazia era più sentita, perché la gente partecipava di più, capire che cosa è accaduto e trovare lo spunto e possibilmente anche le persone per ripartire in maniera decisa per andare avanti. Quello che ha fatto una persona come Remo Gaspari ce lo deve dare questa fiducia, perché Remo Gaspari non era il Coppi, l'uomo solo al comando, come adesso troppo facilmente si tenta di fare con i partiti personali eccetera. Era una persona che aveva le capacità di leader, ma soprattutto coinvolgeva la società civile a tutti i livelli, i comuni, i sindaci, i consigli comunali, le comunità montane, le attività culturali e industriali del paese, la regione, fino al governo centrale. Nessuno può fare nulla da solo, nessuno è insostituibile, ciascuno deve apportare, deve dare il contributo che può, ma lo deve dare, tutti noi lo dobbiamo dare.
Nell'ambito dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima delle Grazie, compatrona di Teramo, serata dedicata alla poesia per ricordare Lucio Cancellieri e Mirko Papiri. Contestualmente anche la presentazione del libro di poesie di Marco Brizzoli. Gli scampati, vediamo. Teramo Nostra prosegue le serate attorno alla iniziativa della festa della Madonna delle Grazie e prosegue con presentazioni di libri. E c'è una presentazione, un omaggio per la verità, a due poeti, Marco Brizzoli e l'altro Papiri. E la cosa importante di questa sera è che ci sono tra i presenti molti altri poeti che sono stati amici di Lucio Cancellieri, quindi Marco Brizzoli e Papiri, quindi una serata dedicata alla poesia in generale. Abbiamo dei poeti che sono venuti niente meno da Nereto, da Roseto, una serata direi provinciale della poesia. Sono molto, molto felice, molto onorata di essere qui perché mi fa piacere che Teramo ricordi Mirko. Mirko era amante della sua città, quindi ha dedicato tantissimi versi alla sua Teramo. Non solo, è bello poterlo ricordare quindi con tutte le persone amiche che lui ha incontrato nel suo percorso. Beh, è un libro di versi che Marco Brizzoli pubblica. Io ho avuto modo di presentare la sua precedente opera a Giulianova prima che scoppiasse la pandemia. Ora oggi siamo qui con le cose che sembrano andare un po' meglio, quindi speriamo che sia anche di buon auspicio, ed è un quaderno di riflessioni sulla vita, sulla radicalità del sentire e sul radicamento nel vivere. E in questa doppia polarità Brizzoli installa tutta una serie di suggestioni e di ripiegamenti che fanno di lui un pensatore prestato al verso. Siamo ora alla pagina dello sport, ultimo giorno per le società di Lega Pro per iscriversi al prossimo campionato. Tutto risolto in casa Teramo, mentre a Pescara si comincia a lavorare sul mercato. Intanto col Gozzano quasi fuori, da tener d'occhio le situazioni che riguardano Catania e Novara. Jacopo Forcella. Ultime ore per presentare la domanda per iscriversi al prossimo campionato di Lega Pro. Dopo le tribolazioni dei giorni passati, tutto rientrato a Teramo con i documenti regolarmente depositati in Lega e con la necessità da domani in avanti di costruire la squadra da mettere in mano al prossimo tecnico, che va individuato oltre alla possibilità che il direttore sportivo Sandro Federico possa prolungare il rapporto con la società biancorossa. In ogni caso, come anticipato già nelle scorse settimane, quello del Diavolo sarà un progetto con un ulteriore e sostanziale contenimento delle spese. Si proverà a fare cassa, anche se non è ad esempio così scontato che il Sassuolo eserciti la recompra su Pietro Cianci. L'idea del Teramo è quella di fare cassa con l'attaccante e non solo, ma allo stato attuale dai neroverdi non sono ancora arrivati segnali di questo tipo. Così come per Diakité e Santoro, che sono sotto contratto, l'idea delle società interessate è quella di non sborsare chissà quanto. Cose un po' più definite invece a Pescara, dove il rientro in città del direttore sportivo Luca Matteassi porterà inevitabilmente un primo confronto per capire chi può ancora far parte del progetto e chi no. Auteri dal canto suo ha richiesto giocatori che conoscono il suo sistema di gioco e che di conseguenza abbia già avuto recentemente alle sue dipendenze. Ecco perché in mediana c'è il nome forte di Carlo Derisio e perché davanti c'è quello di Eugenio Dursi, che sarebbe l'ideale esterno mancino per il tridente del tecnico. Dursi è tornato al Napoli dopo il prestito a Bari, due società della famiglia De Laurentiis. Su Derisio invece sembra arrivare la concorrenza del Catanzaro, che lo rivorrebbe in Calabria dopo due stagioni in maglia giallorossa prima proprio del passaggio a Bari. Il problema reale però, come per tutti i club, compreso il Pescara e il Teramo, rimangono le uscite, senza non sia la cassa per provare a strappare elementi alle altre formazioni interessate. Ma tornando al capitolo iscrizioni, che potrebbero andare ad incidere anche sulla eventuale composizione dei gironi, il Gozzano, vincitore del girone A di Serie D, dovrebbe rinunciare, lasciando così spazio al ripescaggio di una formazione sempre della quarta serie. La Lianese
spera. Per questo sono arrivate le parole del DG Fabio Ciatti. La vittoria significa essere anche la miglior classificata d'Italia, quindi se è vera la voce che il Gozzano non si iscriverà al prossimo campionato, io penso, conclude Ciatti, che se ci sarà l'opportunità di andare in Serie C con i ripescaggi, la società farà il possibile perché accada. Ma in bilico ci sono anche il Catania, che rischia di rimanere fuori dalla Lega Pro, oberato come dai debiti. Attenzione anche alla situazione Novara, fideiussione a 350.000 euro pronta, adesso i piemontesi lavorano al saldo degli stipendi arretrati con i dipendenti. La sensazione è che non ci dovrebbero essere problemi, colpi di scena a parte. C'è tempo la giornata odierna e da domani si capirà chi è dentro e chi, vista l'inderogabilità della scadenza, sarà fuori. Poi si comincerà a disegnare il futuro della terza serie nazionale. Una rete di Minnozzi in apertura di gara regala la vittoria nella finale di Serie D al Pineto nel derby col Notaresco. Una rimonta clamorosa quella della squadra di Pomante, che c'entra un traguardo di prestigio. Ascoltiamo le interviste agli allenatori. Mi sento innanzitutto complimenti e poi ti ricordi il 4 febbraio del 2021? Sembra passata un'eternità. Primo giorno di Marco Pomante sulla panchina del Pineto, poi arriva il Covid, 8 partite da recuperare, zona retrocessione, 5 mesi, vittoria dei playoff. Se ci pensi... Mi viene da piangere, mi viene da piangere. No, io mi ricordo tutto, ricordo tutti i giorni che da quando sono subentrato, tutte le difficoltà che abbiamo trovato. Sono contentissimo soprattutto per la società, che se lo merita. I ragazzi, lo dico sempre, hanno fatto tanti di quei sacrifici che, ragazzi, non vi rendete conto, perché non è facile stare 2 mesi fermi con 15-16 ragazzi malati per il Covid, allenarti 10-11 alla volta, tutti i giorni, perché io poi mi rendo conto sono stato un bel martello. E loro mi hanno sopportato e supportato soprattutto nei momenti di difficoltà, e poi normale, questo lo dico sempre, la vittoria oggi ai playoff per me è una grandissima soddisfazione, sono troppo contento, ma sono contento soprattutto per la società e per i ragazzi. Martello che però ha dato un'organizzazione incredibile a questa squadra, praticamente pochissimi punti lasciati per strada, solidità difensiva che non conoscevamo almeno all'inizio dell'anno a questo Pineto. Qual è stato l'ingrediente secondo Marco Pomante che ha definito il Pineto in maniera più importante? Ma è normale, che lo dico sempre, io avevo una squadra forte, formata da elementi veramente di qualcuno di categoria superiore, altri giocatori che questo campionato l'hanno vinto 4-5 volte. Io sono stato bravo, io insieme al mio staff, lo sottolineo, insieme al mio staff, diciamo, a mettere i giocatori al posto giusto e a farli rendere al massimo, e questi sono i risultati. Mister, il percorso è certamente lusinghiero, però secondo posto in campionato e secondo posto ai playoff, difficile un po' da digerire, benché il piazzamento sia di quelli prestigiosi. No, il secondo posto in campionato rimane che abbiamo fatto un grande campionato, abbiamo lottato fino a 3 partite alla fine con una corazzata come il Campobasso, e quello rimane. Grande campionato, ci abbiamo creduto, perché è vero che ci abbiamo creduto, e poi sono stati i playoff che secondo me noi ci abbiamo messo il massimo per cercare di portarli a casa, però non hanno significato queste 2 partite dell'annata, perché credo che è normale che il campionato ha un andamento. Noi abbiamo speso tanto a livello mentale, siamo arrivati a questi playoff veramente stanchi mentalmente, perché poi quando hai un obiettivo importante come vincere un campionato ti logora. E quindi siamo arrivati a questi playoff, ci siamo divertiti, volevamo vincerli, penso che oggi abbiamo dimostrato che squadra siamo, perché credo che nonostante il gol preso ci rimane un po' d'amaro in bocca per tutto quello che è successo. Poi credo che questa squadra ha dimostrato ampiamente di giocare bene a calcio, di fare bene le cose, abbiamo creato tante di quelle occasioni da gol che oggi solo la dea bendata ci ha girato le spalle. Quindi se c'era una squadra oggi forse che meritava di vincere è il Notaresco, e penso di non essere assolutamente presuntuoso a dirlo, ma dati alla mano credo che meritavamo noi. Però è una bella partita, ci siamo divertiti, mi dispiace vedere i ragazzi tristi per questa finale, ma non scalfisce assolutamente tutto quello di buono che abbiamo fatto.
Dopo l'impavida Ortona e l'AB Pineto, l'Abruzzo incassa un'altra Serie A. In A2 sale l'Altino Tenaglia Volley al termine di una incredibile, fantastica, spettacolare finale contro il Volta Mantovana con una pazzesca rimonta, prima 3-2 all'andata 2-3, poi grazie al decisivo Golden Set vinto per 15-11. Sarà tutto raccontato in Pallavolè di mercoledì 30 alle ore 21:30. Ecco comunque un'anticipazione estratta dall'immediato dopo partita. Solo un presidente. Aniello, come ti senti? Da impazzire oggi? Sono contentissimo e emozionato. Te lo meriti, te lo meriti. Dedico questa vittoria ai miei genitori, che mi guardano da lassù, e a tutto, alla mia famiglia, a tutto il pubblico di Altino, e a queste splendide ragazze e gli sponsor, a tutti. Hai trasmesso lo stesso spirito che hai tu dentro a queste ragazze. Grazie Sergio, è stata una battaglia contro una grande squadra, ma abbiamo dimostrato veramente di essere all'altezza. Meritiamo la Serie A, meritavano anche loro. Due squadre le più forti dei gironi, secondo me, si sono incontrate. Però è andata bene a noi come poteva andare male. Complimenti a noi, ma complimenti a loro. E lacrime più belle della tua vita. Sì. Grazie. Martina, che capitana, una grandissima capitana, una grandissima squadra, complimenti a te e alle tue compagne di squadra. Grazie mille, è un sogno che si realizza, sono 10 mesi che stiamo combattendo per questo sogno incredibile, ancora non ci credo, è un sogno che si realizza, bellissimo. È bellissimo! Almeno ti puoi fare la doccia, io no. Sì. Allora Martina, sull'1-2 ci credevate ancora? Sì, non abbiamo mai smesso di crederci, anche quando eravamo sotto, che avevamo difficoltà, ma non abbiamo mai smesso di lottare, ci abbiamo creduto sempre, su tutti i palloni. È stato bellissimo. Tu sei stata un'autentica trascinatrice, lasciamelo dire, perché nei momenti di difficoltà è uscita fuori la tua voglia matta di portare con te le tue compagne. Grazie mille, lo volevamo a tutti i costi, quindi adesso ci aspetta che festeggiare stasera, perché veramente è un sogno bellissimo. Grande squadra, grande presidente. Grazie mille, grazie al presto, che ci ha creduto anche lui fino alla fine. Grazie mille, grazie a tutti. Luca D'Amico, quanto è stata dura vincere e soprattutto qual è stato il momento più critico? Cioè quando hai temuto di aver perso tra le mani un'opportunità come questa? Sull'1-2 o c'è stato un altro momento? Guarda, sinceramente è stata difficilissima dall'inizio alla fine. Non mi sono fatto questo tipo di problema perché so che le ragazze sono state, potevano essere brave a ribaltare in qualunque momento la partita, e l'abbiamo dimostrato per l'ennesima volta. All'andata ha funzionato per loro, al ritorno per noi. Era un'avversaria veramente scorbutica, difficile, tosta, di grande qualità, ma la differenza secondo me l'ha fatto il temperamento, che è stato determinante. Sì, sono d'accordo, perché a un certo punto le ragazze veramente non hanno più mollato su nessuna palla. A costo di buttare la palla di là di testa siamo riusciti a rigiocare sempre. Ti dico quando ci ho creduto io, sul 2-2, ho detto è fatta. Bravo. E questa era la nostra ultima notizia. Tutti i servizi che avete visto li trovate sui nostri canali social. Da parte mia, l'augurio di un buon proseguimento di serata con i nostri programmi.